E su questo ascoltiamo adesso il parere di Alberto Gambino, presidente di Scienza e Vita. L'intervista è di, Pier, eh, di Pierluigi Vito. Scusate. Valutare l'ipotesi di legiferare sul suicidio assistito, cosa significa? Significa partire con il suicidio assistito per arrivare all'eutanasia e introdurre nel sistema sanitario italiano un'altra possibilità, la possibilità di poter accedere alla morte attraverso la somministrazione di un farmaco letale che inesorabilmente... Significa anche abbandono di alcuni pazienti, spesso quelli che hanno meno cari accanto e che in qualche modo anche per motivi di esigenze eh, economiche Potrebbero essere spinti verso questo esito. Oggi nei protocolli sanitari sarebbe davvero una fortissima insidia inserire il suicidio assistito. Nell'Unione Europea ci sono tre paesi che sono partiti con il suicidio assistito e sono arrivati all'eutanasia: il Belgio, l'Olanda. Lussemburgo. Gli altri 25 paesi europei non hanno né il suicidio assistito né l'eutanasia e quindi bisogna fare molta attenzione perché l'Italia sarebbe il quarto paese in Europa che partendo dal suicidio assistito nel momento in cui questo suicidio assistito viene coadiuvato da un medico diventa eutanasia